sono accorto ora che le sub mo costano 4,99 da PC da quando che se, da quando che mi ero perso da 2 mesi letteralmente. In caso sai cosa fai con i fatti di prima stance? Setti la seconda, te ne freghi il cazzo. Sì, ma immaginavo fosse così. A parte pure primo. Però è vero, quale becca la stance? Albedo o lui? Lui perché è primo? No, lui anche se la becca Albedo chi se ne frega, lui attacca a prescindere da chi viene attaccato. Metti il debuff di Albedo su Tora. Infatti, solo per farlo. Poi poi attacco con lui. E emerge Albedo. Tardi. Leo, managgio a te, gli orecchi sono solo di tuoi. Che è successo? Non ho letto. Comunque B è da parecchio, so se è cambiata. Però ovviamente nessuno fa salva con cioè no, pochissimi fanno appagamento. Eddie, che è scritto, scusa? Io non vedo questo. Tra 20 minuti c'è un trailer Sparking Zero. E sti cazzi, no? Bella Giuse, buongiorno. Ma vediamo, mo se attacca sto qua ti diverti. Sono curioso, vediamo. Il 7 è il numero 33. Okay. Ok. Ecco, questo qua già è scemo perché attacca. Però aspetta, per me è il globe, te lo dico. Ma deve essere un bot questo. No, ci sta mettendo troppo, non è un bot. Poi ha mergiato, non è un bot. Boia, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici, zi? Allora, ti piace il team? Sì, era si guarda la def di sto tizio, si vedeva un po' la def, vai, anyha. 88.000 def. Counter suo, fai attacco suo su Torra e setta counter al 2 di Albedo. Oddio? A parte è vero, sì, perché tanto fai doppio counter così. Se ti attacca fai doppio counter. Ma ti rendi conto? Vabbè ragazzi. Ma che cazzo vuol dire? Ma cos'è? Che stai comui? Cioè... In teoria c'è sta versione anche con Raftalia al posto di Albedo. È molto più tanky ancora. No? Con Raftalia è ancora più def. Guarda i danni che sparamo, 206.000. Ma che cazzo dici? 1.000.000. però ti shot Albedo là. Però muore corre. Cazzo te frega. Praticamente Albedo e Raftalia sono lì come tanky. Sì, sì. Ok, Oslo palesemente buffa i danni. No, ok, Oslo praticamente dà il 50% di def in più di passiva. Sì, quindi buffa i danni. Sì. Quello. Non lo rendi al 100, aspetta, lo vado a fare al 100 mo. Aspetta, va nulla, ma... Metti il 733. Aspetta, la faccio lui. Non sopporto vedere al 95, mi fa schifo. 733 ora lo metto. Con Raftalia voleva fare ancora più danni, mi pare, però con Albedo è molto più tanky, perché c'è un altro counter che ti protegge. 33, non so neanche se ce l'ho, eccolo qua. Magari maxalo. Vabbè, dopo lo fa, aspetta. Proviamolo. Il Raftalia one shotti, ecco. Però se parti seconda è ancora meglio. Vabbè, se parti prima ci sta. Intanto sto facendo duel. Eccolo qua. Ok. Vediamo, sono curioso. Però non penso. Non so come possa giocare questo. Contro umani. Counter, ok. È un bot? No, non so. Sì, mi sa che è un bot, non ha proccato la passiva di Arthur. Induce danni con il counter e aumenta la velocità di recupero. Ragazzi, vi ricordo. Siamo gli sgoccioli. Mi ha fatto proccare la relica a Naufumi, non so se te ne sei accorto. No, non me ne sono accorto. Comunque è un bot. Buff di Rosso. Buff di Oak. Ah sì? Sì. Stavo dicendo, visto che siamo gli sgoccioli ormai, vi devo scassare il capo il possibile. Venerdì. Vai tranquillo. Ah, fanculo. Venerdì, 24 ore, si parte alle 10. Ragazzi, non mancate. Non mancate. Sì, è un bot questo, guarda i danni che fa. Sì. Ma l'ha one tappato, zi! Questo qua è anche un team da war e anche per arena.
Con sto team qua ti fai una torre intera in arena. 30 ore venerdì. Sì, va, okay, oh, sì, va bene. 30 ore, scusate. Non lo dico più 24, non lo dico più. Basta. Non lo dico più. 30 appena, mica erano 104. Ma fai il culo. Non lo dico più 24, ragazzi. Ora cancello tutti i post. 24 e sbarrato 30. Cioè, boh. Prossimo anno tocca fare 30 ore minimo e stendibile fino a 48. Beh, dai, tocca fare così. No, scherzo. Scherzo subito, non mi rompete il cazzo. Scherzo. Leo, tripla def 230k ha fatto di single target all'uno. Clip un cazzo. Dici che potrebbe essere usato per qualche final boss? Sì? Sì, io voglio. In teoria sto Baldur lo puoi usare pure contro il Belmoth. Per one tappa. Vabbè, all'uno 170.000 direi che non è male. Poi su Perzi qualche valca. No, poi è tripla def. Vabbè sì, ma lui è tutto basato sulla def, quindi come se fosse tutto attacco, cioè. No, quell'attacco lì in teoria non si busta sulla def, in teoria. Max al set di carte. Tardi. Orco. Riduci i danni con il counter e aumenta la velocità di recupero del 5% fino al 5 volte con il set artefatto maxato. Ok, inizierei. Vabbè, riduce i danni. Già non ne prende. Yami su Kakiro. Siamo contro Yami su Kakiro. Gilda team sì, latino. Comunque facilmente counterabile sto qua, Baldur, per dirti. Cioè? Basta non attaccare. Ecco, oltre a lasciare la vecchia, vabbè. Sì. Però ho scelto di gauge, eh? Sì, con la single target, sì. Quindi boh. Leo, sai cosa puoi fare? Buff di Oslo, attacco suo e counter al 2. No, ragazzi, ma state vedendo? No. Ma che rassegnamento sta cosa, eh? E sei contro umani, che dovrebbe... No, fai il counter al 2, tacci 2. E dovrebbe... Guarda, Dunk. 50k. Aspetta, adesso vedi. Adesso va bene che c'è Arthur buffato, però c'è Arthur buffato, con uno E potrebbe essere pericoloso. Ma che cazzo stai a dire? Aspetta, Ante Long single target poi su Albedo. Morta, va bene, ma muore lui ora, cioè. Che è successo, ragazzi? Tuk. Cazzo ha fatto? Mi ha preso un colpo, ho detto Arthur. 720 su Lilia. Quello era il svantaggio. Oh, c'è la ulti. Oddio, incredibile. Aspetta tanto sul Renda ora. Incredibile, no, una un ulti. Non sul Renda. Ah, è un boot, sì, un boot, un bot. È un tuo parente. 600.000 su un target all'1. Interessante. Va bene, va bene. Prego per il team. Sì, ma sta roba non ha senso di esistere, ragazzi. Questa cosa non ha senso. Va nerfata il prima possibile. Cioè, non c'è verso. Tu vedi questo team? Ecco, lo usi in una torre nell'Hero Arena. Mo? Sì, questo team qua lo usi in una torre dell'Hero Arena. Te la fai tutta. Ok. Non posso, ho comprato già tutto da L. Mi stai trovando soltanto botto, no? Questo non mi pare. Boh, non lo so. 160. Praticamente è un team AFK. Sì. È un team AFK, bello. Vabbè, praticamente Madonna, sì. Ma che danni sono, regà? Non ha senso resistere sta roba di turno 1. Punti a partire secondo per fare ste stronzate. Non ha senso. Ma quanta def c'ha sta roba? 93.000 def, ma che vuol dire? Ma che turbo cazzo significa sta roba? non è ancora full buxato.
Anche se qua forse avrei fatto meglio a mettere la stance del Beto, così era un possibile double counter, però vabbè. Beh, oddio, dipende. Sì, double counter è possibile, però il Beto è qua è più squishy. Vabbè, 400.000. Diaru, grazie per il lì Diaru, grazie per il follow, benvenuto. Grazie mille. 600.000. Vabbè ragazzi, potenzia il 7. Sì, regalo lo potenzia. Ma è morto pure Percival, di inerzia è morto. Bello. Si prende il 30% dei danni che dovrebbe subire l'altro PG, eh. Però qua adesso un problema. No. Oddio. Quel Mel Demon King così, Mel Demon King fa abbastanza paurozza. Counter doppio. Vai. Problema dove, dimmi. Buonasera, buonasera. Scusami, non so come si pronuncia, brother. Buongiorno. Non te la può togliere la stance lui. No, ma manca per quello, solo che ho poi da. Boh, 3 stelle. Beh, vediamo un po' quanto fa. 609.000. Lidia, ok, Lidia. Buongiorno, buongiorno Lidia. Ragazzi, siamo di fronte al personaggio non fest più forte del gioco in data a metà agosto 2024. Letteralmente. Non ha senso questo personaggio. È Devastantibus. Io credo che vada nel Fafos, per forza, perché sennò è un problema. Tu lo credi? Non va nerfato. Anzi, va boostato ancora di più. Certo, così almeno i fest si fa come Legends, che i Zenkai sono più forti delle LF. Sì. I PC da 600 sono più forti di quelli dei fest UR, va bene, ho capito. Ma ci sta. La Relic di Taramiel le mettono in sub. Non serve Taramiel, Clo, fidati. Boh, Scarzino Baldur. Anche secondo me è Scarzino Baldur, sai. Talmente scarso che lo sa usare uno pure come Leo. Capito? No, vai a fare il culo, no, fermo, no! Cazzo dici? No! Quindi il primo... No, vai a fare cosa cazzo ridi, te! Quindi il primo attacco... Sì, no, danno critico il primo. A te, i primi due attacco danno critico, ragazzi, substance. Danno critico, def e HP va fatto. Come substance. Quanto è bello double stance. Dove uno fa 300.000 e l'altro fa 30. Vabbè, ma il Beto non è in ultimi che la busta. Sì, sì, solo facevo, per quello. Il Beto anche lei farebbe tipo 500.000. E prima del Beto che si deve boostare. Lui è basato tutto sulla difesa che ha. No, Morgan. Ah, zio, 80.000 su Escano, top. Metti io che Oslo. Ti boosta al 50% la def. Se è furbo non attacca. Però non ha messo nemmeno la stance di Nofumi. Va bene, morto Percival. Non serve Tarmiel. Ecco, ma è morto anche Escanor. A posto. Ma ragazzi, non ha senso sta cosa. Ragazzi, non ha senso questa cosa. Ragazzi, non ha senso questa cosa, ragazzi. Non ha veramente senso di esistere. Io non so voi, ma non ha senso. Ma è per sperimentare. Sì, ci potrebbe stare per sperimentare anche con Tarmiel. Peccato che non è morto. Dopo togli il Beto e metti Tarmiel blu. No, dopo abbiamo finito. Siamo a 3 ore, basta. Ehi, scoppale. No, ma a parte qui abbiamo finito le run. E poi ogni video su YouTube è un team diverso. Un po' mischiume di team. Ho capito, ma intanto ti registri più video con una sola live? No, domani ce l'abbiamo, domani. Content un po' per volta, non tutto in due giorni, poi per due settimane ci gatta al culo, no? Allora, te lo gratti sempre al culo. Ma attento, ma esattamente questo. No, a fare il culo, vai! Ma? Che il counter mi sembra parte prima della fermata di Escanor. Che cazzo dici? Che cazzo dici? ragazzi! È all'uno, no skin! Ma su due target! Questo era un 4.800.000! Prego per il team, eh! Che cazzo vuol dire? Ma questo è il fest più forte del gioco non fest!